per fare quel saltino di qualità che vi ha parlato anche il mister, penso un paio di settimane fa, forse prima di Livorno, ci servirebbe una vittoria in trasferta. La stiamo cercando da parecchio. Questa è la volta buona. Speriamo che sia la volta buona. È ovvio che non è mai facile, perché adesso comunque i punti sono importanti, fortuna la squadra in salute. Prende da 6 risultati utili consecutivi, da 4 vittorie in casa consecutive, di conseguenza è una squadra che in casa è temibile, un po' come noi, nel senso che fuori poi anche loro hanno ottenuto pochi punti, anche se ultimamente hanno ottenuto dei buoni pareggi, però il problema è che noi andiamo là e quindi è quello, però stiamo bene anche noi. Crotone gioca molto bene, e anche il Crotone ha ottenuto secondo me meno punti di quelli che avrebbe meritato. È molto simile al nostro il modo di giocare del Crotone, 4-3-3 con le catene, con i 3 di destra e 3 di sinistra che lavorano molto bene, con attaccanti che comunque sono bravi, perché Stojan ha un trascorso anche in Serie A, Ciano sta il capocannoniere, ha fatto un sacco di gol, e davanti all'inizio giocava Torre Grossa, che è un buonissimo giocatore, adesso sta giocando un ragazzo ex Juve che è Padovan, che l'ultima partita in casa ha fatto doppietta, e di conseguenza non è una partita facile anche a livello tecnico-tattico, però di contro anche loro troveranno una formazione come la nostra, che ha fatto del gioco il suo credo, come loro, e quindi sarà una partita molto combattuta, secondo me molto vivace, molto a ritmi alti, caldo permettendo, perché comunque loro in casa sono molto aggressivi, hanno un pubblico che li spinge, di conseguenza quando il pubblico ti spinge e vai a aggredire sei anche quasi più, c'è più forza. È una partita da cercare di non rischiare ripartenze, perché comunque loro sono molto bravi, hanno anche giocatori di gamba con qualità, però è una partita che possiamo affrontare con le nostre armi, che sono altrettanto valide delle loro.